ti devo far vedere il terzo elemento, che è poi il valicamento dell'asticella, no? Perché il conflitto di interessi, la simmetria informativa sono circostanze, situazioni, condizioni, ma non sono atti o comportamenti, no? Però il valicamento dell'asticella è quel comportamento opportunistico che, basandosi proprio sull'intensità degli interessi e le asimmetrie informative, produce qualcosa, produce degli effetti. Cioè, quali sono questi effetti? La generazione di vantaggi cosiddetti ingiusti, cioè non giustificabili. Però potremmo anche chiamarlo il fallimento etico, cioè ci sono tanti modi. Ma questo azzardo morale, Andrea, in realtà noi tecnicamente si chiama così, ma poi assume il volto dei famosi reati, come per esempio la corruzione, il peculato, la frode, poi vedremo, insomma. Massimo, mi viene in mente una cosa, che nelle gare di salto con l'asta gli atleti hanno più di un tentativo, perché spesso prendi la rincorsa, infili l'asta, ma se non fai il movimento giusto, non so se hai mai seguito con passione le Olimpiadi, e magari tocchi l'asta, cioè fai cadere l'asta anche se sei un bravo, cioè tu il salto l'hai fatto, però non riesci a eseguire correttamente l'azzardo morale. Quindi noi potremmo dire che poi non è detto che si arrivi all'azzardo morale, ma in prevenzione possiamo lavorare. È bella la tua metafora, Massimo, ma io so che chi ci ascolta starà dicendo: beh, belle queste metafore, veramente belle, però dateci degli strumenti, andate sul concreto. E quindi come facciamo a tradurre questa cosa uno strumento? Se questi sono gli elementi di base, noi dobbiamo trasferire un po' nelle dinamiche che poi vengono chiamate frode, corruzione, eccetera, eccetera, però con un metodo, diciamo così, no?